Giotto e Dante, i due fondatori della pittura e della letteratura italiana, si incontrano probabilmente a Padova, inaugurando il duraturo rapporto ideale tra l'arte e la Divina Commedia. Le scene infernali della Cappella degli Scrovegni mostrano già un evidente influsso dantesco. Nel Purgatorio, Dante elogia il suo contemporaneo. «Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido». Il pittore ricambia, ritraendo Dante nella Cappella del Bargello. Di influsso giottesco sono anche i primi codici miniati del Trecento, il Palatino, il Laurenziano, il Dante della Trivulziana di Milano del 1337. Le illustrazioni sono poste nella pagina iniziale di ogni cantica, entro piccoli fregi o anche lungo i margini del testo. Più tardi vengono inserite tavole fuori testo che illustrano singoli episodi. La ricchissima fioritura della commedia miniata prosegue per secoli in tutta Italia attraverso la miniatura gotica, fino al Codice Urbinate, capolavoro rinascimentale miniato dal ferrarese Guglielmo Giraldi intorno al 1480. La miniatura tiene campo fino agli ultimi anni del 400, quando l'introduzione della stampa a caratteri mobili permette di illustrare con incisioni in legno o metallo il testo riprodotto in molti esemplari. Con la mirabile illustrazione completa della Divina Commedia di Sandro Botticelli inizia la lunga avventura delle edizioni a stampa illustrate. Nel mondo della pittura, la Divina Commedia ebbe un immediato riflesso sulle figurazioni ammonitrici dell'inferno, come quella del Camposanto di Pisa, detta dell'Orcagna. Il valore didascalico delle pene infernali si esprime in particolare nei Giudizi Universali. Nel Rinascimento, in occasione del bicentenario della nascita del poeta, in Santa Maria del Fiore viene affrescata una sintesi del poema, affiancata all'immagine di Firenze e di Dante stesso. A Orvieto, Luca Signorelli ritrae il sommo poeta assieme a scene apocalittiche e dell'oltretomba che sono riconducibili allo spirito dantesco. Nel Cinquecento, un grande ammiratore di Dante è Michelangelo, che ne subisce l'influsso nel Giudizio della Sistina e non solo. Nelle edizioni a stampa si protrae a lungo la tradizione di riprodurre Dante più volte nella stessa scena. A partire dal Settecento, nuove tecniche consentono di raffinare gli effetti chiaroscurali. Sono da rimarcare le illustrazioni visionarie di Blake, di gusto surrealista. Flaxman introduce una lineare sensibilità neoclassica, ripresa anche dal Pinelli nel 1825. Diverso è l'approccio dei Nazareni, come Koch e Peter Cornelius, che ricercano una nuova ingenuità nella visione pittorica. Dante Gabriele Rossetti si ispira invece allo stile dei grandi artisti del Rinascimento, soprattutto Raffaello. Ai dipinti e ai disegni danteschi del grande Delacroix si richiama la più nota e popolare opera illustrativa dell'Ottocento, quella di Gustavo Doré. Con il XX secolo, l'illustrazione recupera la decorazione del testo, con il gusto floreale dell'Art Nouveau, con il Liberty e il simbolismo. In questo filone si inserisce von Bayros. Nella pittura, il fascino di Dante attrae artisti di primissima importanza, come Dalí, Guttuso, Sasso, Rauschenberg e molti altri.